Questa giungla custodisce un segreto, un tesoro che fu abbandonato 2000 anni fa. È un segreto svelato dallo spazio profondo con una nuova tecnologia. I sensori montati sui satelliti e sulle astronavi possono individuare ciò che l'occhio umano non vede. Antiche città nascoste sotto la vegetazione della giungla. Intere civiltà sepolte sotto le grandi dune di sabbia del deserto. Questa è l'archeologia spaziale. La scienza nota come archeologia spaziale venne sviluppata in ambienti militari per guidare i missili intelligenti verso l'obiettivo e colpirlo con la massima precisione. La precisione di queste armi dipende dall'accuratezza delle immagini della Terra che ci giungono dallo spazio. Queste immagini stanno cambiando il modo di lavorare anche negli ambienti civili. Negli ultimi 25 anni abbiamo iniziato ad osservare il nostro pianeta utilizzando strumenti sviluppati in ambienti militari. Marte e Giove sono stati esplorati con queste tecniche che ora applichiamo allo studio del pianeta Terra. Jim Garvin è uno scienziato che analizza le immagini satellitari per la NASA. Sostiene che il miglior uso che si può fare è la realizzazione di mappe climatiche. Queste riguardano l'Oceano Pacifico. Permettono agli scienziati di vedere le correnti calde ascendenti che causano il Niño. Dallo spazio possiamo focalizzare i dettagli della circolazione oceanica guardando in luoghi che un osservatore umano, a causa della capacità limitata della vista, non potrebbe mai individuare, anche se guardasse direttamente da un satellite. Le immagini satellitari rendono le mappe più precise e aiutano gli ingegneri a controllare lo sviluppo urbano. Se prese nel corso del tempo, ci mostrano la distruzione di una foresta pluviale. Informazioni del genere aiutano gli scienziati a misurare gli effetti del riscaldamento globale. Prima dell'avvento dei satelliti, l'archeologia richiedeva tempi lunghi. Era come cercare un ago in un pagliaio. Altre tecniche che sono state rese possibili grazie ai satelliti ci permettono di perlustrare ampie zone dove si sospetta la presenza di vestigia di antiche e oramai perdute civiltà. Si tratta di aree che oggi sono occupate da foreste o sepolte sotto decine di metri di sabbia. Queste immagini satellitari mostrano chiaramente la Grande Muraglia cinese. L'erosione ha reso alcune sezioni della muraglia invisibili ad occhio nudo. Eccone un esempio al lato della strada a tre corsie. Questa foto mostra più di 100 km quadrati di antiche costruzioni nascoste sotto gli alberi vicino alla città sacra di Angkor Wat, in Cambogia. Il dottor Richard Denson sta utilizzando le immagini satellitari per individuare un'antica città maya sperduta nelle profonde e inaccessibili foreste pluviali del Guatemala. E questa è un'area che noi chiamiamo Bacino di Mirador. Anson conquistò fama mondiale quando scoprì antichi templi maya in Guatemala. Nutbé, costruito 2500 anni fa, è il più antico ritrovamento maya scoperto finora. Il dottor Anson sta per tornare in quei luoghi per trovare una città in cui ritiene che i Maya costruissero sepolcri regali. È lì, da qualche parte, nascosta dalla foresta Petan. L'ultimo scalo della linea aerea locale è Flores. Quindi si procede con un camion fino a Carmelita. Di lì in poi Anson dovrà farsi strada verso il nord, attraverso la foresta pluviale. Anson porta con sé equipaggiamento video e materiale scientifico. Ogni elemento è cruciale per il faticoso viaggio nelle foreste. La squadra teme che le immagini del satellite siano un falso indizio e che al posto dei templi Maya troveremo solo mucchi di rocce. Il viaggio inizia lungo la riva del lago Petan. Qui gli ultimi re Maya resistettero con successo ai conquistatori spagnoli fino al XVII secolo.
La civiltà Maya risale a 3.000 anni fa. Nel 1000 d.C., nelle foreste tropicali dell'America centrale, i Maya crearono una delle più grandi civiltà del mondo antico. Quando la maggior parte degli europei erano ancora nomadi barbari, i Maya costruivano templi magnifici. Quando i greci vivevano in piccole città-stato, i Maya avevano città complesse, costituite da decine di migliaia di persone. C'erano nobili e sacerdoti, mercanti e guerrieri. Quando l'impero romano era ancora un sogno, la civiltà dei Maya si estendeva dal Messico alla Costa Rica. Un'ultima tappa prima di inoltrarsi nella foresta. L'Istituto di Conservazione Internazionale. Qui studiano la foresta pluviale di Petan. Carlos Sosa è il direttore. L'istituto si occupa di registrare i cambiamenti delle foreste utilizzando le immagini satellitari. Siamo in Messico, nello stato di Campeche. Questa è la parte superiore del Petan centrale. Hanson ha bisogno dei loro ultimi dati e vuole discutere i suoi progetti. Il posto che cerchiamo è Wakna. Cosa significa? La casa del sei. Gli archeologi hanno denominato il luogo Wakna perché le forme identificate dal satellite somigliano all'antico carattere Maya per indicare il 6. Il satellite è fondamentale per capire sia la formazione che lo sviluppo artificiale di quest'area. La squadra si inoltra nella fitta foresta verso la città di Carmelita. È l'ultimo punto sulla mappa, la frontiera. Carmelita sembra una città tranquilla, ma uno dei colleghi di Hanson è stato ucciso qui la settimana scorsa. L'omicida è ancora a piede libero. Si è nascosto nella boscaglia e non è stato catturato. Gli stranieri, forse soprattutto le squadre di ricercatori, non sono sempre benvenute qui. È un luogo primitivo, siamo in una zona di frontiera. Non ci sono autorità qui, a nord c'è solo foresta. È lo stesso ambiente che si incontrava nel 1860 in Colorado. Hanson e la sua squadra si è messo in viaggio con 36 muli e 16 cicleros, gente del luogo che conosce la foresta. Seguono le tracce di un ladro chiamato Chorro de Humo, che ha raccontato a Hanson di avere saccheggiato una tomba reale Maya. Conteneva 26 chili di preziosa giada risalente a più di 1000 anni fa. Hanson sta cercando la città saccheggiata dal ladro. Una città di sepolcri regali e favolosi tesori. Una città persa nella giungla e scoperta dallo spazio. La città perduta di Wakna si trova nel bacino Mirador del Guatemala settentrionale. Ma anche osservando più da vicino, l'unica cosa visibile è la coltre di alberi, per la maggior parte del tempo coperta dalle nuvole. Queste immagini sono state registrate dai sensori dei satelliti che raccolgono la luce riflessa dalla Terra. I satelliti trasformano le onde di luce in segnali digitali e inviano i dati a stazioni di ricezione terrestri utilizzando le onde radio. Landsat, anche se potente, non penetra le nubi che coprono la Terra. Utilizzando tecniche di rilevamento di immagini da segnali a microonde, note come radar ad apertura sintetica, possiamo vedere attraverso le nuvole. L'immagine a destra è stata registrata da una videocamera, quella a sinistra da un radar. Provate a pensare al mondo di Star Trek, dove il capitano Kirk diceva a Spock: attiva lo scanner per la ricerca. Ebbene, oggi possiamo azionare gli scanner, eliminare gli alberi e vedere cosa c'è sotto.
Le telecamere possono fornire immagini spettacolari dei centri urbani di notte, ma i radar possono vedere attraverso l'oscurità e mostrare immagini di ciò che è nascosto. Sono in grado di monitorare una macchia di petrolio anche quando l'oceano è coperto dalle nubi o nascosto dalla notte. Questa è l'immagine radar di uno dei ghiacciai più inaccessibili del mondo. È stata registrata al di sopra delle montagne del Cile, quasi a mezzanotte. È simile a un'ecografia usata per vedere l'interno del corpo umano. È un tipo di scansione che raccoglie informazioni facendo rimbalzare le onde sonore fuori dal corpo e convertendole in un codice binario che un computer riassembla in un'immagine. Il radar è solo una piccola parte dello spettro elettromagnetico. I colori sono raggi di luce, ma ne vediamo una banda molto ristretta. L'intera gamma, infatti, è un miliardo di volte più vasta. I nostri occhi non riescono a vedere i raggi ultravioletti, eppure possono scottarci. Oltre ai raggi ultravioletti ci sono i raggi infrarossi che ci aiutano a vedere al buio, i raggi X che ci aiutano a vedere all'interno del corpo umano, le onde radar che guidano i nostri aeroplani e le microonde che cucinano il nostro cibo. Sediamo davanti alla televisione a guardare immagini che ci vengono portate da onde radio. È un incredibile continuum, è difficile da immaginare. Gli scienziati usano tutte queste onde per ottenere immagini della Terra. State osservando un'immensa distesa di deserto. Questa è un'immagine Landsat. Inquadra più di 60 chilometri, circa 40 miglia, forse un po' meno. Ron Blum è un geologo. Lavora al Jet Propulsion Laboratory della NASA, dove gli scienziati hanno fatto una scoperta stupefacente. Osservando delle immagini del Sahara, si sono resi conto che il radar poteva vedere attraverso 2 metri di sabbia asciutta con la stessa semplicità con cui noi possiamo vedere attraverso il parabrezza. L'immagine all'esterno mostra ciò che vede l'occhio umano. L'immagine radar al centro mostra un corso fluviale di 15.000 anni fa sepolto sotto la sabbia. Grazie alle condizioni ambientali uniche, in un'area come l'Arabia meridionale, il radar riesce a penetrare attraverso il suo sottile strato di sabbia. La notizia di questa straordinaria scoperta portò il laboratorio e Ron Blum all'attenzione di archeologi che avevano trascorso anni alla ricerca di una città perduta chiamata Ubar, sepolta nel... Secondo la leggenda, Dio punì la malvagità degli abitanti di Ubar, seppellendo la città sotto la sabbia. Lontana dalla costa, Ubar era situata nel deserto arabo. La città prosperava grazie al commercio di una sostanza rara che cresce nelle colline orientali di queste montagne, l'olibano. E ancora vi cresce, l'olibano grigio migliore. Raccolta a mano, la linfa bianca si indurisce in fragranti cristalli. Nei tempi antichi l'olibano era più prezioso dell'oro. Veniva bruciato nei templi e utilizzato per guarire i malati. Le carovane trasportavano l'olibano dall'Arabia fino ai regni dell'Occidente. E Ubar era il centro commerciale principale. Le ricerche del geologo Ronald Blum iniziarono con una serie di tracce rinvenute nel 1924 da un esploratore inglese, Bertram Thomas. L'unica traccia che avevamo all'inizio era una pista individuata da Bertram Thomas. Riuscimmo ad ottenere le immagini del Landsat e dello spot di questa pista. Bertram Thomas fu il primo occidentale ad attraversare le sabbie proibite del deserto Rubalcali. Purtroppo finì le scorte d'acqua prima di trovare Ubar. Negli anni 90, Blum ritrovò le piste dei cammelli lavorando al computer. La strada di Bertram Thomas è in quest'area e poi sparisce nelle dune. Per migliaia di anni le carovane di cammelli calpestarono la sabbia del deserto trasformandola in polvere fina. I sentieri di polvere sono visibili dalle immagini del satellite, ma è impossibile vederli ad occhio nudo. Quando, grazie al satellite, iniziammo a seguire le piste, scoprimmo che portavano tutte esattamente a quest'area. Capimmo che doveva essere un posto importante. Le due strade moderne sono chiare, ma le immagini del satellite rivelano anche le più antiche piste dei cammelli. Convinti di aver trovato la via per Ubar, Blum e gli archeologi iniziarono ad attraversare il deserto. Fai riferimento alle dune.
Sul luogo che avevano identificato scoprirono un piccolo forte costruito per difendere una preziosa riserva d'acqua sull'antica via dell'Olibano. Nel 300 d.C. il forte sprofondò nella sabbia quando crollò il bacino sotterraneo. Si ritiene che originariamente una opulenta città circondasse la preziosa pozza d'acqua, dando vita alla leggenda di Ubar. Ron Blum sta aiutando il dottor Richard Hanson a localizzare la perduta città maya di Wakna, nell'America centrale. Analizzando le mappe, si scoprono aree sconosciute o zone interessanti, luoghi verso cui dirigersi. È difficile stabilire esattamente cosa ci sia qui. Paludi. L'unico modo per confermare i dati del satellite è recarsi sul posto. E c'è un solo modo per raggiungerlo. Hanson e la sua squadra hanno camminato per chilometri giorno dopo giorno. Anche nella stagione asciutta, l'umidità può arrivare al 100%. Il caldo è soffocante e si suda moltissimo. Sciami di insetti sferrano attacchi improvvisi. Le zecche si fanno strada sotto i vestiti. Per quanto possibile, la squadra segue la pista dei cicle, tracciata dagli uomini che abbattono gli alberi cicle per estrarne la linfa. Questa è l'antica linfa dei cicle. Questo è l'albero sapote cicle e questa è la resina da cui si ricava la gomma da masticare. Per proteggere queste foreste si dovrebbero trovare altri campi di utilizzo di questo prodotto naturale, salvando così gli alberi. Il sentiero scende nel primo dei numerosi bassipiani paludosi chiamati Bajos. Nella stagione asciutta i Bajos sono difficili da traversare. Nella stagione delle piogge sono quasi invalicabili. Gli antichi Maya costruirono strade sopraelevate su queste paludi. Erano ampie 18 metri e dipinte di bianco. 2000 anni fa questa giungla aveva un altro aspetto. La squadra di Hanson si troverebbe ad attraversare terre coltivate, case e villaggi alla volta dei leggendari templi che si innalzano sulla vegetazione. Quando l'uomo ha iniziato a esplorare lo spazio, l'interesse primario era guardare al di là della Terra, come spiega il geologo Jim Garvin. Avevamo foto della Luna e di Marte, migliori di quelle del nostro stesso pianeta. Se non fosse stato per gli astronauti, come il senatore Glenn e altri, che durante i primi viaggi scattarono foto dagli oblò, non avremmo mai visto la Terra come un oggetto planetario. E non l'avremmo vista come la vediamo oggi. Quando l'astronauta Ed White fece la prima passeggiata nello spazio, aveva con sé una macchina fotografica per scattare foto alla Terra. Da allora, in ogni missione spaziale, fotografare la Terra fu una pratica comune. Oggi gli astronauti usano videocamere, telecamere fisse, telecamere digitali e una gran quantità di altri strumenti. I satelliti forniscono immagini radar, immagini laser e immagini basate sulla precisa misurazione del calore terrestre. Abbiamo osservato ogni angolo di terra e di mare del globo e ciò ha cambiato la nostra visione del pianeta. Gli astronauti nelle loro moderne capsule, dove fluttuano per la mancanza di gravità, sembrano lontanissimi dalle antiche città di pietra e di fango. Tuttavia rappresentano la chiave per l'archeologia spaziale. Quando gli archeologi iniziarono ad analizzare le immagini aeree del Guatemala, si resero conto che ampie parti del bacino del Mirador erano Bajos. In questa immagine sono le zone bianche al nord del lago Petan. Le immagini radar ottenute indirizzando microonde verso la Terra e misurandone l'eco quando rimbalzano indietro sono tra le più utili. Le immagini radar possono essere nere, bianche e avere varie tonalità di grigio. Quando il segnale rimbalza su una superficie verticale, l'immagine è bianca. Quando la maggior parte rimbalza sulla superficie di un lago, l'immagine è nera. I vari toni di grigio si ottengono dal terreno accidentato. Gli scienziati colorano le immagini nere e bianche per mettere in evidenza differenti dettagli. In questa immagine, i Bajos sono blu,
e le foreste montane hanno sfumature di verde. 2000 anni fa, sostiene Hanson, quelle aree blu erano come questo stagno e la palude che lo circonda. I Maya si stabilirono in questo bacino con un insediamento capillare e spettacolare. A quei tempi nel bacino era molto umido, c'era moltissima acqua e un terreno ricco adatto a un sistema agricolo estensivo. La zona acquitrinosa delle paludi è un'area molto umida e prosperosa, ricca di materiale organico, brulicante di vita. È la prima mattina che la squadra di Hanson si sveglia nel cuore della foresta pluviale. Le scimmie che hanno protestato contro la squadra la sera prima provano di nuovo a far allontanare gli intrusi dal loro territorio. La squadra ha camminato per 12 ore verso l'interno della foresta. Ora Hanson può dare una prima lettura al sistema di posizionamento satellitare globale. Saved in memory. Ora memorizzo i dati. Due satelliti ci inviano i dati. Ora troverò il terzo. Ci vuole un po'. I sistemi GPS sono notevoli, ma hanno dei limiti. Hanson ha bisogno di un collegamento preciso con i satelliti in orbita. Il ricevitore GPS raccoglie il segnale da una rete di satelliti che orbitano intorno alla Terra. Bingo. Ok, ho tutti e tre i satelliti, è fatta. Il sistema GPS è essenziale per la navigazione e per tracciare il percorso dei camion su lunghe distanze. In alcuni casi il satellite è addirittura in grado di guidare gli automobilisti verso la località prescelta. Prego, procedere sulla rotta evidenziata. Mentre iniziano a togliere le tende, Hanson confronta le coordinate del GPS con le mappe satellitari sul suo computer. Ci troviamo esattamente qui a Ramonal e dobbiamo raggiungere il sito di Wakna, che è precisamente in quest'area qui. La squadra si è accampata su un'antica città Maya. Ad un occhio inesperto appare come una radura nella foresta, ma secoli fa forse qui vivevano migliaia di persone. È difficile da vedere se non si sa che è lì, ma grazie ai satelliti si possono ottenere questo tipo di dati. Le immagini radar bianche e nere possono essere analizzate per identificare le guglie di antiche costruzioni o formazioni rocciose, come questa scarpata vicino a Wakna. Fiancheggiando il bordo della scarpata ci dirigeremo a est e poi piegheremo a sud uscendo dal sentiero. Tornata sul sentiero, la squadra prosegue uscendo dal Bajo verso le foreste montane, dove i Maya stabilirono i loro insediamenti più ampi. Coperto da cespugli, il sentiero conduce ad una piccola piattaforma, in realtà una piattaforma Maya. Su un lato si può vedere la buca scavata da un saccheggiatore. L'abbiamo appena trovata. I saccheggiatori scavano le loro buche nella roccia e nel fango alla ricerca di manufatti dei Maya. Questi sono i danni causati dai saccheggi. Questo edificio è praticamente distrutto e ormai è di poco aiuto per la ricerca scientifica. La squadra continua a salire. Dopo varie ore nelle foreste montane, scoprono un albero che presenta degli strani segni. Rick, lo riconosci? Hanson pensa che i simboli siano stati lasciati dal saccheggiatore. Ognuno di loro usa segnali particolari. Ogni segno ha un significato differente per ognuno di loro, ma io ho riconosciuto Chorro de Humo. Lo chiamavamo nuvola di fumo perché fumava sempre. L'albero marcato è vicino al punto dove Hanson intendeva abbandonare il sentiero. Se i ladri hanno raggiunto Wakna, forse le tombe sono già state saccheggiate. La squadra procede lentamente lungo un pendio. Dopo qualche ora si trova su un terreno pianeggiante. La squadra di Hanson giunge ad una piattaforma fatta dall'uomo. Era nascosta sotto uno strato di terra e di detriti ed era coperta dagli alberi.
si accampano su quello che sperano sia il confine della città di Wakna. Tra poche ore sapranno se la ricerca satellitare ha avuto successo. La ricerca della città perduta di Wakna ha avuto inizio a circa 300 km dalla Terra. L'archeologia spaziale utilizza la tecnologia per analizzare immagini e creare mappe precise del suolo terrestre. Possiamo vedere sotto la copertura degli alberi per individuare antiche costruzioni. Grazie a una tecnologia innovativa, siamo in grado di misurare il suolo con un raggio laser per individuare strati di terra sotto la giungla cresciuta negli ultimi 200 anni per scoprire se sono stati modificati dall'uomo. La squadra si è accampata su un'antica piattaforma Maya. Non si vede, ma Hanson sta camminando su una strada che risale a 2000 anni fa. È larga 28 metri ed è più alta di 4 metri rispetto alla foresta circostante. Sorvolando la zona, ancora non si riesce a scorgere la strada rialzata attraverso gli alberi. Da quote più elevate, il rialzamento è appena visibile a destra di questa immagine. Gli archeologi spaziali riescono a vedere meglio le strade dei Maya dallo spazio. Utilizzando immagini satellitari, ricostruzioni al computer, possono creare una mappa tridimensionale come questa e possono identificare il rialzamento. Grazie ai continui perfezionamenti delle tecniche, le immagini saranno sempre più dettagliate per la realizzazione del loro sogno. Gli archeologi hanno sempre cercato di andare più in alto per avere una visione migliore. Quando iniziarono ad usare le mongolfiere ad aria calda un centinaio di anni fa, i militari ne compresero immediatamente l'importanza. Dall'alto, la mongolfiera può individuare le poste nemiche e guidare il fuoco dell'artiglieria alleata. Ecco la vista che si gode dalla cesta sotto il pallone. E gli archeologi ne approfittarono. Nel 1906 un tenente dell'esercito inglese fotografò Stonehenge usando una mongolfiera dell'esercito. Poi arrivarono gli aeroplani. Dopo che i fratelli Wright avevano fatto volare il primo aereo, Kitty Hawk e Wilbur Wright filmarono un antico acquedotto romano. Durante la Prima Guerra Mondiale le ricognizioni aeree aiutavano i piloti ad individuare gli obiettivi e a lanciare le bombe. Dopo la guerra, aviatori e avventurieri di tutto il mondo saltarono sugli aeroplani alla ricerca di città perdute. Charles Lindbergh fu uno degli aviatori più famosi. Già famoso nel 1927 per aver volato con lo Spirit of St. Louis sull'Oceano Atlantico, due anni dopo Lindbergh volò sul Canyon Chaco in Arizona. Sua moglie scattò delle foto che rivelarono delle rovine nascoste. Più tardi gli archeologi stabilirono che erano i resti di costruzioni degli indiani Anasazi risalenti a 1000 anni prima. Qualche mese dopo i coniugi Lindbergh volarono sull'America centrale alla ricerca delle rovine dei Maya. La Seconda Guerra Mondiale portò grandi progressi tecnologici nella fotografia aerea e nello sviluppo dei propulsori. Appena 12 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i russi lanciarono lo Sputnik, il primo satellite intorno alla Terra. Dopo pochi anni vennero lanciati in orbita dozzine di satelliti. Tyros 1, il primo satellite atmosferico. Echo 1, il primo satellite per le telecomunicazioni. Un enorme pallone che rifletteva onde radio da un posto della Terra ad un altro. Nel 1961 gli Stati Uniti lanciarono Explorer 12 e un obiettivo da 16 mm scattò ad intervalli fotografie delle nuvole sul Pacifico meridionale. La prima volta che guardammo il pianeta nella sua interezza, ci stupimmo di quanto apparisse fragile nell'immensità dell'universo.
Poi guardammo da più vicino. Le città acquistarono una nuova prospettiva. Potevamo osservare il corso dei principali fiumi del mondo. I militari osservarono il Kuwait prima della guerra del Golfo e durante gli incendi dei pozzi di petrolio, valutando le conseguenze del fuoco. Le immagini spettacolari sono solo una delle componenti dell'archeologia spaziale. Un'altra è rappresentata dal lavoro di analisti informatici come Brian Clore, che lavora per la Erdas, una società che sviluppa i software utilizzati dagli scienziati per analizzare le immagini dei satelliti. I computer possono unire differenti immagini di un luogo e creare delle rappresentazioni uniche ed estremamente precise, come queste riprese sul lago Taoe, sopra le montagne della Sierra Nevada, fino alla Valle della Morte. Una tecnica simile aiuta i geologi a studiare i fiumi di lava causati dalle eruzioni. Le zone rosse sono depositi di cenere vulcanica e quelle nere sono delle piene di fango che inondano le valli dopo le piogge violente. Brian Clore ha confrontato immagini del bacino del Mirador per aiutare il dottor Hanson a rintracciare la città perduta di Wakna. Prima ha osservato i templi Maya che erano già stati scoperti. Questo è il sito conosciuto come El Mirador. E qui, sul lato destro dell'immagine, possiamo vedere i vari punti luminosi. I sensori possono rilevarli molto nitidamente. Clore ha creato un grafico di questi templi che rivela le loro caratteristiche, diverse da tutto il resto del paesaggio. Sulle basi di questi tre siti, possiamo affermare che queste costruzioni affiorano dal fitto della vegetazione abbastanza perché il segnale radar possa individuarle. L'area in cui Hanson sosteneva si trovasse Wakna non mostrava altro che la vegetazione della giungla. Ma il grafico di Clore identificò almeno due possibili templi e fornì le coordinate esatte. Questa è l'essenza dell'archeologia spaziale. Identificare elementi sulla superficie che sono diversi dal paesaggio naturale circostante. Ciò che gli scienziati chiamano anomalie. Scorgiamo un'anomalia. Qualcosa che non si adatta al paesaggio, quindi è stato modificato. Gli alberi sono ricresciuti, ma sono diversi da tutti gli altri. Forse qualcuno li ha tagliati per costruire una città, ma la città è sparita. Forse è stata sepolta dalla cenere a causa di eruzioni vulcaniche. Una simile ipotesi è stata fatta per la civiltà perduta di Atlantide. Brian Clore ha analizzato l'ipotetica zona di Wakna. Ha scoperto due piramidi e una grande piattaforma che ha segnato sulla sua mappa tridimensionale. Se ha ragione, Hanson si è accampato sulla piattaforma vicino ai templi. La squadra del dottor Hanson inizia a ripulire la piattaforma dei Maya per scoprirne la struttura di base. Lavorano con attenzione, resi prudenti dall'esperienza. Dobbiamo fare attenzione perché ci sono molti serpenti. Questo è il loro ambiente e noi in sostanza siamo degli intrusi nel loro territorio. Poiché nessuno è mai stato qui, questo posto è assolutamente selvaggio. Il serpente più temuto è il Fer de Lance. È aggressivo, malvagio e mortale. Sono serpenti grandi e iniettano una gran quantità di veleno. A volte le vittime presentano più morsi e perdono sangue dagli occhi, dal naso e dagli orecchi. Sono serpenti pericolosi. Gli archeologi indossano dei paramorsi, delle guaine di plastica da applicare intorno ai polpacci. Stiamo salendo su una piattaforma. Una grande piattaforma preclassica. Tutto ciò su cui camminiamo è artificiale. È tutto fatto dall'uomo. Siamo saliti di circa 8 metri. È una piattaforma gigantesca, rialzata di 10 metri rispetto al suolo della foresta. Hanson ha trovato parte di una città monumentale Maya. Per prima cosa misura la grande piattaforma. È lunga 220 metri, passando attraverso la porta orientale della piattaforma. È una delle più incredibili costruzioni che io conosca ed è molto antica.
È questa la piattaforma che Brian Clore ha identificato sul suo modello grafico fatto a 2500 km di distanza? Questo è uno schizzo della piattaforma e del gruppo settentrionale. Ci troviamo esattamente in questa zona, alla base di questa bassa collina. Sullo sfondo compare questa struttura qui. È al centro. È simile ad un'acropoli. Hanson e la sua squadra sono diretti dalla piccola piattaforma su cui si erano accampati ad una prima piattaforma più grande e poi ad una seconda. Si trovano di fronte ad una grande costruzione. Un tempio di 5 piani si erge dall'altro lato della piattaforma. Ci sono poche zone al mondo in cui si possano trovare i resti di antiche civiltà che siano ancora sconosciute. A Tikal, un sito maya più tardo, gli archeologi hanno riportato alla luce alcuni templi rivelando la loro struttura di base. Wakna probabilmente era altrettanto monumentale, con strade rialzate dipinte di un bianco scintillante e templi di un intenso rosso bruno. Ingegneri e manovali costruivano i templi e i sacerdoti vi tenevano i rituali sacri vestiti con tessuti dai colori sgargianti. Indossavano piume, tuniche di cotone, portavano gonne di cotone, pelli di giaguaro e gli oggetti per i rituali, medaglioni e cinte decorate di giada. Indossavano anche orecchini fatti di giada. Nei denti incastonavano giada e matite. Quando sorridevano mettevano in mostra le loro dentature con incisioni di giada ed ematite. Isidro Garcia, quien falta? Alex. Il dottor Hanson è giunto al termine della sua ricerca. Non rimane altro che salire sui templi per confermare la sua scoperta con la lettura del GPS. Da un lato della piattaforma, Hanson trova una collina artificiale alta più di 5 piani. È una salita faticosa e ripida, su per gli scalini coperti da 2000 anni da detriti e vegetazione. Per questo motivo e a causa degli alberi è così difficile identificare i templi maya dall'alto. Qui la vegetazione è troppo fitta. È impossibile collegarsi. Ah, uno è collegato. 2 satelliti sono collegati. Abbiamo 2 satelliti. Devo andare dall'altro lato di quest'albero. Il tempio deve essere liberato per un buon collegamento. Ora 74. Una volta ottenuta la sua esatta posizione, Hanson utilizza un telefono satellitare per contattare Brian Clore negli Stati Uniti. Sono Brian. Sei Brian Clore della Erdas? Sì, esatto. Brian, sono il dottor Richard Hanson dell'UCLA. Ti chiamo dalla cima di una piramide maya a Wakna. È fantastico. Come stai? Bene. Possiamo inviarti le immagini sul tuo computer. Tutte e due i nostri computer stanno elaborando i dati. Il sito che avevo segnalato era un tempio? Ci sei andato molto vicino. Abbiamo 2 gruppi principali e ognuno ha 9 edifici maggiori. Hanson vuole sapere se Clore ha trovato altri templi nelle vicinanze. Infatti ce n'è uno, 600 metri più a nord. Sì, questa tecnologia è fantastica. Posso starmene qui, seduto ad Atlanta, e partecipare alla scoperta senza neanche dovermi allontanare dal mio ufficio. Guardando dal tempio liberato dalla vegetazione, Hanson osserva le grandi rovine maya in lontananza. All'orizzonte, l'imponente tempio di El Mirador si innalza al di sopra della foresta.
2000 anni fa questo vasto bacino era un centro fiorente dove forse vivevano 100.000 persone. La terra era fertile e coltivata. Anson prosegue le esplorazioni e si imbatte in una buca scavata su un lato del tempio. Qui ci sono dei murali preclassici. Qui c'è una parte di un testo. Gli archeologi hanno trovato solo di recente la chiave per decifrare l'antica lingua dei Maya. Ogni nuovo testo che viene scoperto potrebbe avere un'importanza fondamentale. I saccheggiatori ne avevano distrutto una parte, ma continuava all'interno della buca. Basta infilarsi qui dentro. È un po' spettrale. Non si sa mai dove si nascondono quei dannati serpenti. Questi vecchi scavi sono tane ideali per loro. Li adorano. Anson ritiene che questa fu la tomba di un sovrano Maya o di un sacerdote. Il nobile veniva steso su questo pavimento. È stupefacente. Ci sono delle iscrizioni qui sul muro. Se avessimo perso questa tomba sarebbe stata una vera tragedia. È stata una grande scoperta. Qui c'è qualcosa. Vedo se prosegue. Guardate la lavorazione, qui si possono addirittura vedere le impronte. Facevano tutto con le mani, rendendo la superficie liscia. Il risultato sono tutti quei disegni. Era in condizioni perfette, era un luogo ancora intatto. Ma poiché gli archeologi sono arrivati troppo tardi, è stato distrutto dai saccheggiatori. Questi sono gli oggetti che sono stati ritrovati in altre tombe Maya. Tutto ciò che è rimasto nella tomba profanata a Wakna sono alcuni oggetti in terracotta del periodo neoclassico, considerati di poco valore dai saccheggiatori. Ulteriori esplorazioni hanno rivelato che la maggior parte dell'area non è mai stata toccata. Ci vorranno decenni per scoprire tutti i misteri di Wakna. Potrebbero giacere lì indisturbati tesori inestimabili. Per datare con precisione Wakna, Anson inizia con dei piccoli scavi su una piattaforma più bassa. L'ultima cosa che vuole è trovare qualcosa di molto prezioso. La notizia di un grande ritrovamento si spargerebbe immediatamente attirando saccheggiatori. La squadra lavora con costanza, lentamente, tagliando radici con i macete e rimuovendo la terra strato per strato. Ci troviamo proprio nel centro. Vedete quelle piccole pietre che stanno affiorando? È uno strato di piccoli ciottoli. Hanno trovato una lama di ossidiana, un coltello Maya ancora affilato. Veniva importato da un altro luogo e risale a 2000 anni fa. Una bella lama in ossidiana di El Chayal. Almeno sembra essere ossidiana e di El Chayal. Sotto uno strato di grandi rocce trovano resti addirittura precedenti. A meno di 3 metri di profondità dalla piattaforma più piccola, gli scavi hanno riportato alla luce reperti interessanti. Sono resti di epoca preclassica. Questa è una delle conchiglie che venivano importate dai Caraibi. Questa conchiglia si trova solo nei sedimenti più antichi. Potrebbero risalire al 600 avanti Cristo, 400 anni dopo che i Maya si erano stabiliti nel bacino del Mirador. Stiamo cercando di raccogliere il materiale direttamente dal terreno. Questo ci permetterà di datare i resti e di scoprire l'uso a cui erano adibiti. Analizziamo tutto.
Dove c'è l'acqua troviamo anche resti organici. Continuano a lavorare durante la notte. A 12 metri di profondità trovano il frammento di una statuetta risalente al 600 avanti Cristo. È di terracotta. Le statuette sono negli strati più antichi. Straordinario. A tarda notte festeggiano attorno al fuoco. Anson spiega perché Wakna è così importante. Come il gruppo coral, ahí está. I Maya identificavano il fuoco con la creazione del mondo. Ogni fuoco Maya era acceso in un focolare fatto da tre pietre. Le tre pietre rappresentavano le tre stelle della costellazione di Orione. Per gli antichi Maya, il fuoco che bruciava tra queste pietre rappresentava il fuoco della creazione. Ok. Anche tre antiche città del bacino del Mirador seguono l'allineamento delle stelle del gruppo di Orione. Wakna è nel mezzo. Che rappresentasse il fuoco della creazione? Potrebbe essere il luogo più sacro di tutti. I Maya scrutavano il cielo per capire il loro ruolo nel mondo. L'archeologia spaziale guarda verso la Terra dallo spazio per capire gli antichi Maya. Nuove incredibili tecniche di ripresa permettono agli scienziati di studiare il passato. Immaginate di avere una mappa dove è indicata l'altezza di tutti gli alberi del pianeta, misurata con un raggio laser dallo spazio. Immaginate di comprendere l'intera circolazione dei sistemi oceanici. Credo che il futuro sarà stupefacente. È solo l'inizio di quello che potremo imparare osservando la Terra dallo spazio.